Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Casco Rosso nel nostro appuntamento del pre-GP in vista del Gran Premio di Argentina. Lo so, questo normalmente sarebbe lo spazio di Alessandro, purtroppo oggi è impossibilitato a fare il video, quindi vi dovrete accontentare del sottoscritto, spero di essere all'altezza. In ogni caso vi ricordo come sempre di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella per aiutarci a crescere, supportarci e soprattutto poi non perdervi i futuri contenuti che escono, che ancora abbiamo visto che alle volte fanno fatica a giungervi. Detto questo, direi di gettarci a capofitto nel parlare del Gran Premio di Argentina. Iniziamo a parlare di questo circuito, il Termas de Río Hondo, che ad oggi è uno degli ultimi ad essere stato aggiunto al calendario della MotoGP, nonostante poi siano già passati effettivamente 8 anni da quel 2014, e i tre record che andiamo ad analizzare di solito in questo format sono tutti e tre quasi risalenti alla prima edizione. Infatti abbiamo il giro più veloce di sempre, che è anche la pole position proprio del 2014 firmata da Marc Marquez in 1:37.683, e poi il giro più veloce in gara è risalente alla famosa vittoria di Rossi nel 2015 con 1:39.019. Una situazione abbastanza particolare, perché così a memoria non ricordo di altre piste che hanno tutti questi record così datati, magari mi sbaglio, fatemelo sapere nel caso nei commenti, e soprattutto l'assenza della MotoGP nelle ultime due edizioni avrà un po' inficiato, no, su questo discorso. Quindi sarà anche interessante vedere se quest'anno i piloti saranno in grado di girare molto più velocemente, per capire se c'è stata effettivamente un'evoluzione netta delle moto oppure sono dei record che sono destinati a durare ancora a lungo. Sicuramente se ci sarà qualcuno in grado di battere questi record, quel qualcuno non sarà Marc Marquez, perché come sappiamo purtroppo non parteciperà all'edizione di quest'anno del Gran Premio d'Argentina, e dico purtroppo non solo per la sua situazione sportiva e umana, ma anche perché stiamo parlando del pilota più forte su questo circuito, sicuramente il più veloce. Infatti ha 3 vittorie all'attivo, 5 pole position, 3 giri veloci, e anche in altre edizioni dove non ha vinto, come il 2015 o il 2018, ha dimostrato di essere palesemente il più veloce in pista. Quindi un pilota che aveva nel Gran Premio d'Argentina una delle sue roccaforti insieme ad Austin e Sachsenring, e quindi in un momento così difficile per la sua carriera e ovviamente anche della stagione, perdere una gara del genere sicuramente gli avrà dato parecchio fastidio, e sono tanti punti in meno che si porta a casa in ottica mondiale. Inoltre, se andiamo a vedere gli ultimi 3 vincitori, ovviamente dobbiamo fare un salto indietro nel passato di ben 2 anni, proprio per l'assenza della MotoGP nel 2020 e nel 2021, e quindi scopriamo che nel 2019 è stato appunto Marquez a vincere, nel 2018 Crutchlow e nel 2017 Vinales. Questo ci complica un po' le cose in ottica previsione, perché i dati non sono molto aggiornati e i piloti non ci sono, o per infortunio, vedi Marquez, o perché si sono ritirati, vedi Crutchlow, oppure non sono candidabili alla vittoria perché Vinales su Aprilia non dà l'idea di poter vincere una gara nel breve periodo. Allo stesso tempo abbiamo tanti piloti nuovi che sono saliti alla ribalta in questi 2 anni, molto forti, molto promettenti. Insomma, sarà una bella lotteria. Noi di Casco Rosso abbiamo provato a stilare, no, i nostri classici favoriti e le nostre scommesse, che andiamo a vedere subito insieme. Partiamo quindi con i nostri 3 favoriti per la vittoria, e in questo caso sono Quartararo, Bagnaia e Bastianini. Per quanto riguarda Quartararo, è vero, ha dichiarato che per lui e Yamaha questa sarà una delle gare più difficili, se non la più difficile dell'anno, però è anche vero che Yamaha si è sempre cavata bene in Argentina. In generale Quartararo in questo momento è il pilota più in forma, anche a Mandalika non era partito così motivato, ma poi ha tirato fuori un secondo posto devastante, tra l'altro facendo anche la pole position, quindi noi ci aspettiamo che sarà sicuramente tra i candidati per la vittoria qui in Argentina. Bagnaia invece si trova già con le spalle al muro, è praticamente costretto a vincere, ovviamente non sarà facile, ma se ci pensate, con 29 punti di distacco alla seconda gara, soprattutto con un punto realizzato, lui che è tra i favoriti per il titolo, con la pressione del Team Factory Ducati addosso, non può permettersi sostanzialmente un risultato peggiore di primo, soprattutto se quelli che gli ipoteticamente arriveranno davanti saranno piloti come Quartararo. Ovvio che un secondo posto con davanti, non so, un Rins che ha avuto un exploit, ancora è gestibile come situazione,
ma un Quartararo che ti arriva davanti in qualunque posizione, specialmente in caso di vittoria, sarebbe un'altra ennesima batosta sulla stagione di Bagnaia. Ovvio che noi lo vogliamo come minimo a podio, però il suo obiettivo in Argentina deve essere la vittoria, non esistono alternative accettabili per lui. Situazione diversa invece per Bastianini, perché è il leader di classifica e soprattutto non dovrebbe avere tutta questa pressione addosso al momento, perché non è il posto che gli dovrebbe competere in questo momento. Sicuramente lui stesso, ma Ducati e tutti gli altri sono sorpresi di vederlo primo nel mondiale dopo due gare, ma questo non vuol dire che non si meriti la posizione, anzi penso che questo sia il momento di attaccare, di provare a rimanerci a tutti i costi, e lui, che è un pilota che si sta dimostrando essere fortissimo e all'altezza di tutti gli altri top rider, qui in Argentina potrebbe assolutamente fare bene, anzi per noi è da vittoria. Passiamo invece alla parte più succosa del nostro pre-GP, ovvero le scommesse, che secondo me tra l'altro devo dire non sono mai campate per aria, non sono mai degli azzardi troppo grossi, ma sono ben calibrate, e in questo caso abbiamo scelto di mettere Mir come candidato alla vittoria, Pol Espargaró come candidato al podio e invece Bezzecchi che potrebbe riuscire in una top 10. Sia io che Alessandro vediamo bene le Suzuki su questo circuito e di conseguenza una vittoria di Mir è assolutamente da non escludere, a maggior ragione perché è un pilota che diciamo sempre essere uno dei più forti e deve arrivare questa benedetta vittoria di liberazione per magari poi proseguire con un campionato di altissimo livello. Ecco, questo potrebbe essere un appuntamento da non lasciarsi scappare, anche perché come abbiamo detto sono due anni che non si corre, i valori non sono ancora ben definiti, perciò occhio al campione del mondo 2020. E occhio anche a Paul, perché un po' come per il discorso di Quartararo, anche Honda se l'è sempre cavata bene in questo circuito, anzi meglio, visto che le ultime due edizioni le hanno vinte due Honda con Marquez e Crutchlow, e in generale sta vivendo un momento molto positivo, sembra tenere la moto addirittura meglio di Marquez, perciò un podio dopo il primo in Qatar potrebbe essere alla sua portata e potrebbe confermarlo come uno dei candidati al titolo incredibilmente per questa stagione, quindi assolutamente anche per lui da non lasciarsi sfuggire questa occasione. Per quanto riguarda il nostro Marco Bezzecchi invece, secondo noi ha tanta voglia di dimostrare, abbiamo anche già visto che sta dimostrando di essere molto veloce, purtroppo è stato sfortunato nelle prime due gare, ci può stare essendo un rookie, però ecco, lui è un po' come il Bastianini dell'anno scorso, uno che può già attaccare la top 10, magari anche in ogni pista, perciò speriamo vivamente che dall'Argentina inizi a farsi vedere, inizi ad acquisire i primi punti iridati in classe regina, perché se li merita e soprattutto pensiamo che potrà fare dei grandi passi in avanti questa stagione. Bom, io credo di aver detto tutto ragazzi, fatemi sapere la vostra, chi sono i vostri favoriti, su chi volete puntare 2 euro per una vittoria inaspettata, lasciate tutto qui sotto nei commenti, vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale e attivare la campanella se non l'avete già fatto, che ci date una mano a crescere. Niente, noi ci vediamo nel video di domenica dopo la gara, non mi resta che augurarvi un buon Gran Premio di Argentina a tutti, ciao!